bentornati sul canale. Colgo l'occasione di fare un saluto al mio vecchio gruppo di Torino, amici e allievi che ho frequentato per molto tempo. E ricordo alcune passeggiate etnobotaniche svolte in Piemonte, ma anche proprio all'interno della città di Torino, benché una grande città, è del tutto immersa in colline e boscaglie davvero molto interessanti dal punto di vista botanico. Fui condotto una domenica mattina presso il Parco Leopardi e ricordo che al di sotto di altissime sequoie, Sequoia sempervirens, notai una meravigliosa pianta, una pianta davvero intrigante, che però, come vedrete, non cresce soltanto in Piemonte, ma anche qua da noi in Toscana. Beh, devo dire che è una pianta tipica del centro-nord Italia, mentre al sud Italia è pressoché sconosciuta, oppure diciamo molto sporadica. La pianta in questione mi è stata segnalata sul territorio lucchese all'interno del comune di Capannori, qui dove mi trovo. Approfittando dell'umidità residua in canali, rii o forre, ecco che troviamo la pianta in questione. Una pianta davvero bella, bella, unica nel suo genere, che ha anche parecchi spunti da narrare. E allora non c'è che andare a vedere di che cosa sto parlando. Dall'antico greco erythros, che significa letteralmente rosso, il colore rosso, e il riferimento è quello dello stelo, questo stelo assai ramato, di color rossiccio. La pianta, la vedete, foglie maculate, generalmente due, quando la troviamo, emergere dalla terra in primavera, con questa bellissima fioritura che a qualcuno potrebbe ricordare un ciclamino selvatico. Non è un ciclamino selvatico, anzi, appartiene alla famiglia delle liliacee, mentre invece vi ricordo che i ciclamini sono primulacee. La pianta che state osservando è la bellissima Erythronium dens canis, appunto delle liliacee. Una pianta che ha il riferimento del rosso, come dicevo, mentre in latino dens canis, dente di cane. Dente di cane perché la radice ricorda veramente le fattezze di un dente di cane. Questa pianta, indipendentemente dal suo aspetto, che ce la potrebbe far rilevare come una pianta tossica, è invece una pianta alimentare. Lo so, può essere assai strano, ma la radice appunto viene consumata dall'uomo fin dai tempi più remoti. Si tratta, in effetti, di un elemento buono da mangiare e buono significa anche avente un buon sapore. Alcune culture ne mangiano persino le foglie, quando sono tenere, appena uscite dal terreno, come in questo caso. Una pianta meravigliosa, dedicata ai culti del passato. E un mito ci dice che quando in primavera Persefone torna in superficie, facendo riprendere completamente le fioriture, le gemme delle piante, nel suo viaggio che la riporta dall'oltretomba con Ade, il suo sposo, che poi in realtà era suo zio, quando ritorna, dicevo, anche Ade dà un segno di sé, salutando la sua sposa tornata in superficie, facendo crescere questa pianta che ho nelle mani. Quindi una pianta mitologica, da sempre conosciuta. Una pianta alimentare che ha anche qualche proprietà medicamentosa. La tradizione popolare, in effetti, anche quella dotta, ne ha tratto particolari elementi, elementi chimici, oggi diremo, ovvero elementi fitochimici, che possono essere utili come antispasmodici e persino per limitare il disturbo dei crampi notturni o l'eccesso di acido lattico, dovuto alla fatica, che può anche procurare crampi o comunque indolenzimento. In quel caso si macera la pianta in un olio che raccoglierà tale sostanza utile della pianta nel tempo di macerazione di circa 2 settimane, 14 giorni, ma possiamo anche utilizzare il canonico 15 giorni. Si dice 14 perché il computo del passato è un multiplo del 7, in quanto il calendario osservato era quello della luna. 28 giorni una lunazione, 7 giorni è il tempo con cui i fiori macerano, 14 il tempo di una pianta assai tenera come questa.
Si massaggia tale olio, che può essere di oliva o anche di mandorle o di lino o di vinacciolo, e tutto diventa un ottimo linimento defaticante. E allora, abbiamo conosciuto qui la meravigliosa pianta di Erythronium danscanis, dente di cane delle liliacee. E devo ringraziare Paola e Adelmo, i miei amici e cari allievi del gruppo di Lucca, che mi hanno segnalato la presenza di questa pianta qui nel comune di Capannori, esattamente in questo particolare rio così ricco di vegetazione. Vi do appuntamento a un'altra clip etnobotanica e stupitevi sempre della meravigliosa presenza di piante che veicolano saperi che appartengono apparentemente a materie diverse, ma che invece è tutto un tessuto di conoscenze antiche.